Buongiorno. Buongiorno, raga. Da quanto tempo? È passato un po' di tempo, eh? Lo so. L'ultima diretta in sostanza risale a esattamente una settimana fa, eh. Raga, vado, mi è mancata la scrivania. Vabbè. Stata una settimana un po' piena. Vabbè che, voglio dire, mi vedete in queste condizioni. Stamattina avevo detto, stamattina mi piastro i capelli, ieri avevo pensato, domani mattina mi piastro i capelli, così. Le ragazze dopo una settimana mi vedranno un po' più sistemata. Stanotte mio marito, che si occupa dell'immondizia, tra le altre cose, per l'immondizia non fa solo quello, prende la busta dell'immondizia, la tira fuori per mettere, noi abbiamo il ritiro porta a porta, e praticamente gli si rompe la busta. Io ieri, buongiorno Annalisa e buongiorno Giulietta, io ieri avevo cucinato il pesce, non ieri, mercoledì, sì, mercoledì avevo cucinato il pesce, non so per quale motivo di mercoledì, così mio marito ha detto che aveva il desiderio dei gamberoni, quindi vabbè, abbiamo fatto. Insomma, morale della favola, ragazzi, rompe sta busta, un guaio. Ho dovuto rilavare, ovviamente avevo lavato ieri, però vabbè, tutto a posto. Adesso ho preso le esche per le formiche che sono venute fuori, ma non riesco ad aprirle. Quindi devo aspettare che rientra mio marito per posizionare queste benedette esche e speriamo di risolvere. Allora, cominciamo subito, ragazzi, senza perdere tempo, perché abbiamo fatto già pochino questa settimana, anche se penso che in realtà abbiamo dato tempo a qualcuno di recuperare. Perché ho visto che su YouTube c'è stato recupero. Allora, noi siamo arrivati a Claparède, quindi abbiamo fatto l'attivismo e siamo a pagina, dobbiamo fare Decroly, quindi dobbiamo andare avanti da pagina 98 in poi. Allora, giro la camera. Ma se apro un attimo, che dite che io sto accelerata, che ho già fatto non so quanti servizi. Vabbè, no, si sentirà un po' il sottofondo, ma tanto sono talmente vicina al microfono della camera che sentirete ugualmente. Allora, vai, penne colorate, cominciamo. Buongiorno a tutti, ragà, non vi sto salutando una alla volta perché oggi sto in accelerazione. Buongiorno. Partiamo, eh? Perché è una settimana che non facciamo schemi, quindi dobbiamo darci da fare. Allora, datemi un attimino. Ok, allora, noi dobbiamo andare avanti con Decroly. Prendo la matita. Sì, un attimo, prendo la matita. Cerco la matita. Aiutatemi. Ok, perfetto. Decro lì. Dritta. Sì. Allora, è stato uno dei maggiori fautori della scuola attiva in Europa e si è anche interessato dell'educazione dei bambini diversamente abili. Nel 1901, vi ricordo che questa dicitura, diversamente abili, non è più in uso, diciamo. Adesso è più che altro, diciamo, è più in voga, diciamo così, perché poi ha periodi, con disabilità. C'è chi dice neurodiversi, insomma, c'è sempre però diversamente abili non lo vogliono sentire proprio più, a nessun livello. Nel 1901 fonda una scuola di insegnamento per bambini anormali, oh mio Dio,
cioè portatori di handicap. Nel 907 dà vita alla scuola dell'Hermitage, in cui i bambini normali vengono educati con gli stessi metodi e materiali utilizzati per quelli con difficoltà. Allora, questo qua ce l'ho già sottolineato perché se non mi sbaglio, scuola dell'Hermitage veniva fuori nei quiz del TFA, mi ricordo una mezza cosa. Le sue opere principali sono Verso la scuola rinnovata e la funzione di globalizzazione e insegnamento. Ok, allora, per impostare il suo impianto pedagogico, De Croly parte dai bisogni, ciao Dani, buongiorno, del fanciullo, con l'approccio che riprende il funzionalismo. Il programma educativo deve riuscire a soddisfare tali bisogni, che possono essere suddivisi in esigenze soggettivo-psicologiche legate alle necessità del fanciullo, oggettivo-sociali invece legate alla realtà che circonda il fanciullo. Le esigenze soggettivo-psicologiche sono riconducibili a quattro bisogni fondamentali: nutrirsi, lottare contro le intemperie, difendersi dai pericoli e dai nemici, lavorare e rilassarsi, elevarsi in modo solidale. Wow! Da ciascuno di questi bisogni può nascere un particolare interesse. Poi vi sono quelli oggettivo-sociali per i quali l'elemento fondamentale è l'ambiente in cui il bambino è immerso. Per ambiente si può intendere sia il sistema di relazioni sociali che il bambino instaura con famiglia o scuola, sia il vero e proprio ambiente fisico nel quale egli è immerso. Centri di interesse costituiscono l'elemento fondamentale nella didattica di De Croly. Da ciascuno dei bisogni elencati in precedenza nasce un particolare interesse del fanciullo. Ad esempio, dal bisogno di nutrirsi nasce l'interesse per il cibo. Da quello di proteggersi può nascere l'interesse per la casa. Pertanto, è importante impostare la didattica mediante dei centri di interesse che possano attirare l'attenzione del bambino e motivarlo alla scoperta e alla conoscenza. Intanto, scusatemi, intorno a questo centro di interesse sono poi raggruppate in maniera organica delle nozioni ad esso pertinenti. In tal modo si evita il nozionismo e la frammentazione artificiale del sapere. Le attività non vengono suddivise in base alle discipline, ma intorno ai centri di interesse. Si imposta quindi un apprendimento più naturale, in quanto i vari concetti sono tra loro collegati e assumono dei significati. In questo modo l'alunno non ha bisogno di ricordare meccanicamente una serie di concetti astratti e decontestualizzati. L'impostazione didattica di De Croly prevede non solo l'utilizzo dei sensi e dell'esperienza diretta, ma anche il ricorso al personale e allo studio di documenti. L'utilizzo dei centri di interesse crea una nuova modalità di impostare il programma educativo. De Croly parla di programma delle idee associate, proprio in riferimento all'aggregazione di idee e concetti intorno al centro di interesse. Questa strategia permette al fanciullo di ampliare progressivamente il suo sapere in modo naturale. L'ambiente è l'altro elemento essenziale della didattica ed è strettamente legato ai bisogni oggettivo-sociali. Il programma enunciato dal pedagogista belga mira infatti a promuovere anche lo sviluppo sociale del bambino. Pertanto, particolare attenzione è posta alle dinamiche della classe, interazione tra fanciulli e rapporto tra docente e alunni. Il programma educativo deve quindi agire nella direzione di creare le condizioni di adattamento del fanciullo all'ambiente sociale in cui vive. Tuttavia, è necessario predisporre in modo organico anche l'attività didattica che prepara l'adattamento dell'alunno all'ambiente fisico naturale che lo circonda. In tal senso, De Croly è convinto che il contatto con la natura e la vita in campagna siano preferibili per impostare il programma educativo del fanciullo rispetto ad un ambiente artificiale come quello della città. Il contatto con la natura favorisce un maggior stimolo agli interessi ed influenza positivamente anche gli atteggiamenti sociali dell'allievo. In base a questi due aspetti si riconosce un impianto duplice di contenuti che scaturiscono dall'ambiente. Si delineano dei contenuti di tipo etico, storico e sociologico e dei contenuti di tipo geografico e scientifico. Ok.
Fasi dell'insegnamento, secondo De Crolin. Allora, la didattica intorno al centro di interesse si articola in tre tipi di attività che i fanciulli possono svolgere. Attività di osservazione, durante le quali acquisiscono esperienze e informazioni in modo personale e diretto, si formulano impressioni, si misurano, stimano grandezze e quantità, si fanno verifiche su ciò che è stato osservato. Attività di associazione. I fanciulli acquisiscono conoscenze in modo indiretto attraverso richiami di cognizioni acquisite e si tratta di una fase in cui si possono operare confronti, compiere generalizzazioni ed esprimere giudizi e valutazioni. Attività di acquisizione dei due punti precedenti possono seguire alle attività precedenti. Possono seguire attività di espressioni nelle quali i fanciulli riproducono e esprimono quanto appreso. Quindi un disegno, un componimento, una realizzazione pratica. Allora, la funzione di globalizzazione, si è già detto che il centro di interesse è un catalizzatore di contenuti e di informazioni che possono essere presentate in modo organico. Pertanto, lo stesso centro di interesse ha un carattere globale piuttosto che particolare o specifico. Il suo valore didattico risiede proprio in questa caratteristica che lo rende corrispondente alla modalità con la quale gli alunni percepiscono la realtà. No, non ho capito. Valore didattico del centro di interesse risiede nella caratteristica che lo rende corrispondente alla modalità con la quale gli alunni percepiscono la realtà. Gli oggetti o i fenomeni si presentano ai fanciulli nella loro complessità o globalità, senza essere artificialmente decomposti mediante processi analitici. Pertanto, il presentare la conoscenza nelle sue componenti essenziali, disorienta i bambini, li demotiva e li allontana dallo studio. Ok, perché i bambini non trovano riscontro diretto nella realtà. De Croly è convinto che i concetti e le idee vadano presentati in modo globale, rispecchiando la complessità con la quale un fenomeno o un oggetto si presenta al fanciullo nella realtà. Sebbene l'approccio globale sia intrinsecamente più motivante per l'allievo, il docente deve fare attenzione a sviluppare in classe delle attività che centrino i bisogni dei fanciulli e stimolino il loro interesse. L'idea trova fondamento negli studi scientifici che in precedenza erano stati compiuti da Claparède, che aveva già evidenziato l'approccio sincretico che i bambini adottano nelle conoscenze delle cose. Solo più tardi, verso i 7-8 anni, l'approccio sincretico diventa capacità analitica, quindi di decomporre una cosa nelle sue parti, e anche sintetica, quindi di ricomporre il tutto dalle parti. Lo sviluppo delle abilità analitico-sintetiche, successive al sincretismo infantile, può essere facilitato dal gioco, per il quale De Croly propone di utilizzare materiali specifici. Dell'approccio globale possono beneficiare tutti gli ambiti, tuttavia De Croly è noto per aver applicato la funzione globalizzatrice alle attività di lettura, metodo ideovisivo e di scrittura. Per facilitare l'insegnamento della lettura, il docente parte da frasi o parole che destano emozione e interesse nel bambino. Se attraverso un periodo di riconoscimento globale di tali frasi o parole, che per il bambino hanno un significato, da queste si passa progressivamente allo studio delle lettere e delle sillabe, ossia gli elementi costitutivi delle parole. In aritmetica vi è un approccio analogo di tipo globale. Consiste nel partire dallo studio della numerosità degli oggetti, anche attraverso termini di paragone approssimativi, osservando il numero globale degli stessi, per esempio nel cesto le palline di colore blu sono di più di quelle rosse, e poi si passa a misurare gli oggetti con unità di misura naturali, fino ad aggiungere un'unità di misura formale come il metro. Ok.
partiamo con lo schematizzare d'Écrolis. Cercavo la pallina da tennis perché, vi spiego, sicuramente potrà essere, eccola, potrà essere utile anche a voi. Allora, sappiate che mentre studiamo o mentre state fermi a lavorare al computer, potete utilizzare una pallina da tennis per massaggiarvi i piedi. Quindi la mettete sotto la pianta nuda, ovviamente, o comunque col calzino, e la fate, vi massaggiate i piedi. Ok, allora, raga, cominciamo con Décrolis. Vado. Allora, abbiamo utilizzato, che non mi ricordo nemmeno più. Allora, Décrolis fa sempre parte di attivismo e funzionalismo, quindi io continuo con il rosso. Ok, allora, secondo me per la parte iniziale si può riassumere molto. Cioè, ho visto che è abbastanza discorsiva, cioè nel senso. Allora, scusate un attimo, devo preparare le penne. Ok, allora, Décrolis. Facciamo opere. Allora, abbiamo Verso la scuola rinnovata. E poi abbiamo la funzione di globalizzazione e l'insegnamento. Qui siamo 1921-1929, gli anni nostri, no, il secolo nostro, non dei nostri figli, vabbè. Allora, facciamo alcuni richiami, facciamo, allora, scuola per bimbi anormali. Scuola dell'Ermitage. Allora, vabbè, questa si capisce, scuola dell'Ermitage, facciamo stessa didattica per tutti, facciamo così, dai. Allora, bisogni. Allora, io farei così, farei impianto pedagogico di Décrolis e andrei con bisogni. Esigenze soggettive, esigenze oggettive. Esigenze soggettive, farei i 4 punti, e invece esigenze, oggettive farei, ambiente.
Poi da ciascuno dei bisogni nasce un interesse e quindi centro di interesse. Ok, allora, impianto pedagogico, facciamo così. Allora, bisogni soggettivo, psicologici. E l'altro invece oggettivo sociali. Ok, allora, soggettivo psicologici, nutrirsi, lottare contro le intemperie. Ragazzi, vede? Difendersi dai pericoli e dai nemici. Ok, lavorare e rilassarsi, elevarsi in modo solidale. Si vede, ok, grazie. Ok, invece quelli oggettivo sociali, ambienti in cui il bambino è immerso, quindi legati all'ambiente. Ok, il quale ambiente può essere inteso come la natura o le relazioni sociali, quindi famiglia e scuola. Ovviamente qui ho mancato le freccine. Allora, poi dobbiamo arrivare a. Da ciascuno di questi bisogni può nascere un particolare interesse, quindi dal bisogno dal bisogno può nascere un interesse. E da qui poi dobbiamo creare centro di interesse. Ok, però forse potevamo. Aspettate un attimo. Oh, ops, scusatemi. Perdonatemi.
Allora, centro di interesse, quindi diciamo associato alle esigenze soggettivo-psicologiche più che altro, perché si cerca di impostare la didattica con centri di interesse che possono attirare l'attenzione del bambino e motivarlo alla scoperta. Quindi, impostare didattica con mediante centri di interesse che possono motivare la scoperta e la conoscenza. Programma del idee associate che sono quelle che proprio girano intorno ai centri di interesse. Apprendimento più naturale. Ricorso al ricordo personale. Quindi apprendimento più naturale non meccanico, ricorso al ricordo personale, ma anche ausilio con documenti, insomma, praticamente. Quindi studio di documenti. Ok. Allora, per quanto riguarda l'ambiente, quindi diciamo che potremmo collegare allora, potremmo, per quello che ho capito io, collegare. Aspettate che se no faccio danno. Ecco qua. Allora, potremmo collegare i bisogni soggettivo-psicologici, cioè, o meglio, potremmo collegare i centri di interesse ai bisogni soggettivo-psicologici, perché si crea nel ragazzo il bisogno, che lo motiva a apprendere. Mentre invece, per quanto riguarda invece quelli, i bisogni oggettivo-sociali, bravissima, ho sbavato, li possiamo collegare all'ambiente. Ok, quindi ambiente. De Croly dice che contatto con la natura.
quindi natura, maggiore stimolo di interessi, max scrivo io, raga. Atteggiamenti sociali, influenza, atteggiamenti, sociali positivi o positivamente. Ok. Contenuti di tipo etico e geografico. Quindi etico, storico-sociologico, geografico-scientifico. Il programma deve agire nella direzione di creare condizioni di adattamento all'ambiente. Quindi favorirne adattamento. Ok, allora centri di no, questo abbiamo fatto. Ci manca la funzione di globalizzazione, che richiama sempre i centri di interesse. Quindi vediamo un attimo. Allora, centro di interesse a carattere globale, modalità con cui gli alunni percepiscono la realtà, i concetti rilevano presentati in modo globale. Allora, facciamo così. Io andrei direttamente a funzione funzione globalizzatrice delle attività di lettura. Io farei direttamente così. Funzione globalizzatrice, facciamo attività di lettura e di scrittura. Ok. Quindi si parte da frasi o parole che destano emozione. E poi si vanno studiare. Gli elementi costitutivi.
Quindi della lettura. Funzione globalizzatrice della lettura e lettura e scrittura, scusatemi, ho sbagliato. Lettura e scrittura, metodo ideovisivo. E stessa cosa per l'aritmetica. Si parte dalla numerosità degli oggetti e poi si passa alle unità di misura. Unità di misura. Quindi in questo senso anche i centri di interesse rappresentano la modalità con la quale gli alunni percepiscono la realtà. Boh, questa cosa non l'ho capita benissimo, però. Se qualcuno. Allora, centri di interesse carattere globale, perché il valore didattico risiede proprio nel fatto che il centro di interesse corrisponde alla modalità con la quale gli alunni percepiscono la realtà. Ah, ecco, sì. Quindi i concetti e le idee vengono presentati in modo globale. Modalità con cui i ragazzi percepiscono la realtà. Oh, una cosa che mi sono accorta adesso è che ma ho saltato le fasi dell'insegnamento. Nessuno me l'ha detto. Mannaggia. Attività di osservazione, associazione, espressione, mannaggia. Le devo aggiungere dopo, raga. Purtroppo non me ne sono accorta. Funzione globalizzatrice riassume il principio dei centri di interesse per evitare la frammentazione del sapere e il mero nozionismo. Ok, benissimo. Allora, ragazzi, facciamo così. Allora, mettiamo un bell'asterisco. Ok, allora, facciamo così. Se, allora facciamo così, scriviamo. Se il sapere è frammentato,
Diventa mero, così lo sottolineiamo, nozionismo. Perciò i C di interesse presentano la realtà come nella, diciamo, complessità reale. Ok, perfetto. Va bene. Grazie. Allora, fasi dell'insegnamento, osservazione. Personale e diretta associazione. Indiretta. Richiamo alle conoscenze possedute. Invece personale diretta. Verifica, misurazioni. Osservazione, associazione, attività di espressione. Allora, riproduco un esprimo uno quando appreso. Cioè, praticamente messa in pratica. Ok, abbiamo terminato Decroly. Io vorrei già fare pausa. Mamma mia, raga. Voglia di studiare a Salim. Allora, Don Bosco, Don Milani, Maria Montessori, Madonna. Vedete quanto è lunga la Montessori? No, vabbè. Madonna, raga, sembra infinito questo coso. Dove stiamo? Vedete a me? È un po' che non lo apro. Stiamo ancora qua. Dobbiamo fare ancora, cioè, un parto, non ce la posso fare. Vediamo un attimo Don Bosco, dai. A che ora facciamo pausa? Dopo Don Bosco? Allora, possiamo pensare di fare Don Bosco e Don Milani e poi facciamo pausa, dai. Madonna santa, raga, aiutatemi. Allora, Giovanni Melchiorre Bosco, noto come Don Bosco, è stato un presbitero pedagogo. Madonna, pedagogo non l'avevo mai sentito. Fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Fino a che ora diretta oggi? Giulietta, penso, boh, mi ero prefissata 9:30, 11:30. Allora, cattolicesimo liberale che teorizzò la conciliabilità della dottrina cattolica con i principi liberali della separazione tra Stato e Chiesa, prima della Montessori. Sì, infatti, ok, va bene, pausa prima della Montessori. Quindi facciamo Bosco e Milani.
Ma che è pedagogo? Pedagogista? Cioè, dopo devo cercare. Beh, non ho il computer spento. Allora, nell'ambito di uno stato ispirato ai valori del cristianesimo, praticamente lui è conducibile. No, non lo so dire. Allora, corrente del cattolicesimo liberale, movimento che teorizzò la conciliabilità della dottrina cattolica con principi liberali della separazione tra Stato e Chiesa. Raga, non lo so dire. Mi esce solo pedago. Pedago. Pedagogo. Ah, pedagogo. Pedagogo. Dai, raga, andate, non lo so come si dice, da. Pedagogo. Boh. Dopo lo cerco. Pedagogo, esatto. Mi sa di paroline da bambini. Vabbè. Fu autore di una pedagogia povera, indirizzata ad aiutare i giovani degli ambienti maggiormente disagiati. Per fornire un aiuto concreto ai giovani dei ceti più modesti, mo mi spiegate pure qual è la differenza tra pedagogo e pedagogista, cioè perché non è stato pedagogista questo? Pedagogo solo appassionato, cioè non, pedagogista è il laureato, il pedagogo è l'appassionato. Vabbè. Allora, per fornire un aiuto concreto ai giovani dei ceti più modesti, aprì un oratorio, luogo di formazione, studio, avviamento al lavoro e svago, in modo da aiutare i giovani da lui definiti traballanti, togliendoli dalla strada. Secondo Don Bosco, è necessario fornire a tutti i giovani un'istruzione elementare, una regola di vita, educazione morale, e un lavoro attraverso il quale l'uomo si renda utile, affinché possa inserirsi nella società. Il principio educativo adottato da Don Bosco era il metodo preventivo, secondo il quale è necessario interessarsi alla formazione dei giovani in modo da prevenire il disagio morale della società. L'educazione ha quindi come funzione una funzione civile e preventiva, quindi l'educazione funzione civile e preventiva. Il sistema preventivo si basa su ragione, religione, amorevolezza. In particolare, l'amorevolezza è la parte portante del metodo. Gli educatori devono essere amorevoli e comprensivi con i giovani. Wow, è già finito Don Bosco. Chissà perché questo fatto che è troppo corto un po' mi spaventa. Vabbè, facciamo pure Don Milani, così li facciamo entrambi. Allora, presbitero, scrittore, docente, educatore cattolico italiano. Ah, Giulietta dice, nei quiz si è spesso a chi è associato il metodo preventivo. Ok, invece Don Milani, nei quiz esce spesso chi ha scritto lettera a una professoressa. Professoressa, mi raccomando. Lettera ad una professoressa. Allora. Don Milani, figura di prete legata all'esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata ed isolata scuola di Barbiana, pure questo esce nei quiz, in cui avviò il primo tentativo di scuola a tempo pieno, rivolto a coloro che per mancanza di mezzi sarebbero stati destinati a rimanere vittime di una situazione di subordinazione sociale e culturale. In quelle circostanze iniziò a sperimentare il metodo della scrittura collettiva. Gli ideali della scuola di Barbiana erano quelli di costruire un'istituzione inclusiva, democratica, col fine di non selezionare, ma piuttosto di far arrivare, tramite un insegnamento personalizzato, tutti gli alunni ad un livello minimo di istruzione.
garantendo eguaglianza con la rimozione di quelle differenze che derivano da censo e condizione sociale. Wow, bello, mi piace questa espressione. Da censo, bellissimo. Cioè, dalla famiglia praticamente, raga, bellissimo da censo. Molto. La maniera gentile. Allora, nella sua opera Lettera a una professoressa, raga, 1967, cioè proprio tempi nostri, i ragazzi della scuola insieme a Don Milani denunciano il sistema scolastico borghese e classista, il metodo didattico che favorisce l'istruzione selettiva delle classi più ricche. Fu lo stesso Don Milani ad adottare per primo il motto inglese I care, letteralmente mi interessa, ho un cuore. In contrapposizione al menefrego fascista, che sarà in seguito fatto proprio da numerose organizzazioni religiose e politiche. Questa frase, scritta su un cartello all'ingresso, riassumeva le finalità educative di una scuola orientata alla presa di coscienza civile e sociale. Don Milani abolì ogni forma di punizione corporale. Ah, sì, canna per bacchettare, sale sulle ginocchia, all'epoca ammesse per legge nella scuola pubblica, veramente pure all'epoca mia. 20 anni più tardi. Sebbene l'attività sportiva rivestisse un'importanza molto limitata nel modello educativo di Don Milani, egli imitò l'esempio del pedagogista rinascimentale Vittorino da Feltre, che appunto sosteneva la necessità che l'esercizio mentale si alternasse alle pratiche ginniche. Sì, anche ai care esce spesso, è vero. La sua concezione pedagogica è detta del professore amico, in contrapposizione al modello prevalente di un docente distaccato e autoritario che trovava legittimazione nel primato dell'autorità della cultura. Nella scuola di Barbiana, Don Milani ha utilizzato il metodo del mutuo insegnamento, inteso come insegnamento reciproco. Si tratta di un metodo didattico elaborato nel Medioevo, poi ripreso da alcuni pedagogisti rinascimentali come Comenio. Con tale metodo, l'insegnamento del docente non viene impartito simultaneamente a tutti i suoi discenti, ma viene impartito inizialmente al gruppo dei discenti più capaci. Infatti, individuati come ripetitori delle lezioni, che a loro volta comunicano agli altri, divisi in squadre o classi, quanto appreso. Allora, il costrutto di pensiero Caring è stato presentato per la prima volta da Matthew Lipman nel 91 e successivamente formalizzato nell'articolo Caring as Thinking, apparso nel 52. Lipman descrive il pensiero Caring come una realtà composita all'interno della quale si interfacciano tre dimensioni: una dimensione critica, una dimensione creativa e una dimensione Caring. Il focus del pensiero caring è quindi sull'impegno sostenuto da una forte spinta emotiva e motivazionale. E quindi praticamente il focus è sull'impegno che deriva dall'attribuire importanza e valore alle cose e alle persone, alle quali ci si sente in qualche modo connessi anche attraverso una disposizione empatica. Ok, quindi I care, dobbiamo fare. Dobbiamo, al concetto di Eker dobbiamo legare Matthew Lipman, Caring as Thinking. Ok, vai, dai raga, siamo vicini alla pausa. Oggi faccio pausa schifezze, non ho preparato la merenda, non ho fatto in tempo. Però in effetti potrei prepararle insieme a voi. Sì, facciamo così, dai, così mi alzo pure un pochettino da questo ambiente. Allora, cominciamo con Don Bosco. Pedagogo. Allora, questo me lo scrivo per conto mio.
Allora, Don Bosco, abbiamo pedagogia povera. Aspettate che ho messo troppo la distanza adesso. Allora, pedagogia povera. Per giovani traballanti. Istruzione elementare. Regole di vita. Lavoro. Quindi per giovani traballanti, principio educativo, preventivo. Ragione, religione. Amorevolezza. Amorevolezza in particolare per gli educatori. Oh, però mettiamo un riferimento Don Bosco 1815-1888. Ok, se siete d'accordo, finiamo con Don Milani. Don Milani ce lo devo far andare qua perché poi dobbiamo cominciare. Mamma mia, la Montessori, mamma mia. Tra Montessori e Dewey non so chi è più pesante, cioè nel senso pesante inteso proprio come. Cioè è bello per l'amor di Dio, però. Insomma, è pure bello lungo. Ce la faremo, raga. Io avevo detto che volevo finirlo entro fine ottobre, il capitolo 5. Boh, vabbè. Vedremo. Allora, io adesso stringerò un attimo, raga, magari.
Allora facciamo. Opera, lettera ad una professoressa. Di cui è più, lo so, è vero. È vero. Allora, io di qua parlo di lettera ad una professoressa, quindi denuncia del sistema scolastico. Borghese. Classista, poi abbiamo Iker versus. Me ne frego. Fascista. Quindi I care mi interessa. Poi facciamo, allora, di qua invece andiamo con. Aspettate un attimo. Sì, ok, di qua invece andiamo con la scuola di Barbiana. Però non ho capito se l'ha fondata lui, perché in effetti qui dice. Esperienza didattica, cioè non so se l'ha fondata lui. Vabbè, facciamo così direttamente. Allora, scuola di Barbiana. Abbiamo scrittura collettiva, istruzione inclusiva. Istruzione inclusiva, tra parentesi, insegnamento personalizzato. Poi, professore amico, mutuo insegnamento. Allora, mutuo insegnamento dobbiamo scrivere però dai discenti più capaci agli altri allievi. Dai più capaci agli altri, divisi in squadre o classi.
Allora, raga, questi sono tutti importanti. Allora, al concetto di Eker dobbiamo collegare Matthew Lipman. Articolo Caring as Thinking. Allora, impegno sì, dal prof è più capace ed è più capace agli altri. Sì, scusa, è vero, hai ragione. Scusatemi. Allora, il mutuo insegnamento non ho scritto dal prof ai più capaci e poi dai più capaci agli altri. L'ho dato per scontato nella mia mente, pardon. Allora, caring as thinking, quindi l'impegno verso le persone o le cose a cui diamo importanza. Connessione. Empatica. Ok. Allora, io finirei così. Se volete facciamo merenda insieme, cioè nel senso che andiamo a fare merenda in cucina. Perché effettivamente io se faccio merenda qui, vedete che merenda farei qui, molto poco salutare. Ho le barrette per i ragazzi qui. Cioè in realtà ho anche biscotti, però evitiamole, va? Queste le diamo ai ragazzi. Andiamo a fare merenda salutare, va? Allora, sono le 11 meno un quarto, facciamo che torniamo alle 11, ok? Cioè, nel senso, facciamo che riprendiamo alle 11 a studiare. Adesso facciamo un quarto d'ora di pausa, così magari nel frattempo parliamo. Però io penso che riprendendo alle 11, cioè, puoi per favore rimettere le prime pagine, Ila. Lei me lo chiede sempre, però dopo, quando risaliamo. Allora, intanto mi dite io dove devo fare merenda, no? Scusate, cioè la situ è questa, io dove faccio merenda? Aspettate che prendo una scarpella, così parliamo un po'. Cioè, non lo so se volete che parliamo, boh.
trovato dei contenuti interessanti. No, scusami, ma figurati che tranquillo. Ho visto dei contenuti interessanti che devo andare a guardare, tra Caterina e altre colleghe. Boh, non lo so, cioè, contenuti interessanti, non lo so. Stanno dicendo qualcosa a proposito del concorso, anche se cioè, si possono iniziare a fare previsioni. Cioè, oddio, non alla rinfusa, però qualche previsione si potrebbe fare, secondo me. Cioè, nel senso, si può pensare che prima della fine dell'anno ci sarà il bando. Secondo me sì. L'unica cosa che sono lenta, no, tranquilla, non ti preoccupare. L'unica cosa che mi spaventa un po' è capire a quante classi di concorso dover partecipare. Perché cioè, ho visto che quest'anno con le convocazioni è proprio. Cioè, ho visto che quest'anno mi stanno arrivando convocazioni da classi di concorso che io prima non ricordavo nemmeno. Cioè, nel senso, io ne ho 7 in totale, no? Ce ne sono due che io non consideravo proprio perché mi sono sempre più focalizzata su matematica e chimica. Aspettate che non è che vedo bene, raga, mi avvicino al telefono. Grazie, molto utile quello che stai facendo per motivarci a uno studio che sembra impossibile senza una meta. Soprattutto per chi si approccia la prima volta. È vero, ma anche per me, Teresa, cioè anche per me, anche se siete in diretta qui al mattino pochi perché ovviamente tutti lavorano, per me anche sapere che ci sono 20 persone che studieranno con me è una classe, cioè è importantissimo, è proprio motivante. Allora, immaginate che io per arrivare puntuale a studiare ho lasciato il mondo così com'era, cioè diciamo che per me è impossibile lasciare le sedie su e tutto il resto, però ho proprio sento proprio l'impegno di dover essere puntuale, quindi ho lasciato il mondo come si trovava e ho fatto partire la diretta perché non mi andava di fare ritardo, insomma. Ho lavato stamattina. Allora, dicevo, il pensiero più strano però è a quali classi di concorso dover partecipare, cioè a quali barra quante, nel senso che ormai qui si è capito che cioè, dobbiamo essere onesti, cioè se ti piace insegnare non è che puoi aspettare di insegnare necessariamente quella materia, quindi se le altre ti piacciono, io bene o male ho materie che mi piacciono comunque perché sono matematica, chimica, organica, inorganica, insomma, bene o male mi piacciono, cioè molte sono da rivedere, però mi piacciono. Quindi dico, ma io per quante classi di concorso? Cioè, Silvana, non farti scappare in nessuna occasione, sono appena tornata da scuola, tu sei la mia salvezza, soprattutto la sera. Mi sono accorta, raga, su YouTube, da YouTube, dalle ore di visualizzazione di YouTube, che effettivamente di sera rivedete i video su YouTube perché c'è un picco di visualizzazioni notturne, raga. Mamma mia, proprio alto. Tanta gente mi dice: fai merenda con noi così, cioè falla in diretta la merenda, così anche di sera quando ti guardo faccio pausa pure io magari nel frattempo. Vabbè, se cioè, è un po' imbarazzante mangiare davanti ad una camera, però. Cioè, non è che è imbarazzante, che pensi sempre, mamma mia, sono cose che resteranno comunque, resteranno online, quindi magari qualcuno un domani le potrebbe utilizzare per far qualcosa.
Io ho avuto un'esperienza particolare quando, non so se qualcuno già mi seguiva, c'è un tipo che si chiama il Musazzi, che è un ragazzo che praticamente prende i video della gente e ci fa sulle parodie, no? Io avevo fatto una volta un video per DSA. In realtà non solo per DSA, l'avevo fatto perché c'erano delle ragazze che mi dicevano: io non so dare, no, cioè non so dare il resto, più che non so dare il resto, non so fare i conti al rovescio, cioè nel senso se mi viene data la banconota da 50 e paga 27 mi vado nel pallone. E quindi praticamente feci un video per molti, compreso lui, abbastanza demenziale. Di pomeriggio collegio, mamma mia. E quindi praticamente questo qua mi fece sta parodia. Devo dire che dopo che lui mi fece la parodia, il video, che trovate ancora nei miei video, a tipo Elisabetta Cacchio, buongiorno, tu non dovresti stare a scuola. Il video arrivò tipo a 900.000 visualizzazioni, quasi 1 milione di visualizzazioni. E non vi dico quale seguito mi portò quel video, che sembrava fosse demenziale, ma io con quel video ebbi un gap proprio di follower incredibile. Ma davvero, più mi dicevano che era demenziale, più mi seguivano, vabbè. Io non lo leggo, io gli faccio finta di non leggere quello che stai scrivendo. Non commento. Allora, parliamo di cose serie. Oggi è venerdì. La prossima settimana, dalla prossima settimana facciamo martedì e venerdì. Perché, è pesante fare di più. Quindi io penso che non ce la faremo a finire per fine ottobre il capitolo 5. Dov'è Allerta Meteo? Scuole chiuse. Voglio comprare la macchina nuova, raga. Io non penso che finiremo, no, a fine ottobre è impossibile. Dovremmo fare più dirette, ma poi diventa difficile anche per voi recuperarle. Monica, buongiorno. Non mi prendere per pazza, raga, no, è una mia amica alla quale devo spiegare necessariamente perché sennò da domani mi spotta. Stiamo facendo merenda, pausa studio, ma andiamo a riprendere. A studiare. Solo che se stacco la diretta perdo la registrazione. Ecco perché lo faccio.
Non mi sfottere. Allora, vamos. Alle 11 facciamo un'altra mezz'oretta, raga. Tra poco devo andare a sciopero dei mezzi, corro a prendere mia figlia a scuola. Benissimo. Ok, va bene, noi facciamo un'altra mezz'oretta, poi basta. Recupero il resto domani. Ok, perfetto. Mamma mia, raga, che bei capelli. È la piscina. Allora, andiamo avanti. Mi dispiace se a volte avete inquadrature di primo piano, perdonatemi. Andiamo avanti con Maria Montessori e vediamo che cosa riusciamo a fare in quest'altra mezz'oretta, ok? Giro la camera. Bevo un po' d'acqua, scusate. Aspettate un secondo che controllo la settimana prossima come siamo messi. Allora, sì. Allora, ragazzi, settimana prossima dobbiamo fare martedì e venerdì. Sì. Martedì e venerdì. Sabato e domenica, non lo so, potrei vedere. Cioè, l'ideale sarebbe, sapete che cosa sto pensando? Aspettate un attimo. Sto pensando, probabilmente, l'ideale potrebbe essere che noi, allora, come si dice? Madonna mia, schematizzando. Quindi l'ideale potrebbe essere fare questo tipo di studio. Allora, per esempio, cominciare facendo per esempio martedì e venerdì gli schemi e poi il sabato o la domenica mattina presto fare una diretta parlata. Nella quale si parla di tipo tutti gli illuministi, i romantici, i positivisti, gli attivisti, cioè forse così si potrebbe fare, perché sennò non ci spicciamo più. Oppure, in alternativa, non faccio la diretta parlata sul capitolo 5 e facciamo sempre solo quello di redazione schemi. Non lo so, la verità è che il sabato e la domenica, per il fatto che Luigi non va all'asilo, io faccio un po' di difficoltà ad essere in diretta. Però secondo me mi devo dare un po' una mossa. Quando c'è mio marito mi devo dare una mossa. Vabbè, vediamo un attimo. Adesso ne parlo anche con lui e valutiamo un attimo perché magari potremmo pensare di fare una cosa del genere, anche perché io non ripeto per niente altrimenti. Sì, tipo un ripasso, sì. Cioè, proprio con gli schemi davanti, provare a metterci del mio, cioè come quando facevo le dirette studio pulito, no? Cioè, sì, con gli schemi davanti, rimandare alla diretta schemi, diciamo, parlarne, ecco. Potrebbe fare,
Martedì e venerdì sarebbe sempre 9:30, sì, perché almeno riesco a sistemare casa e sì, e poi dopo a cucinare e fare tutto il resto. Allora, andiamo raga, Maria Montessori. Allora, adesso mi organizzo un attimo con mio marito perché non so il sabato come sarà messo. Vediamo un attimo, sì, dai. Perché altrimenti ci dobbiamo vedere il sabato mattina presto. Cioè presto tipo, che ne so, facciamo 8, 8, 9, 8, sì, 8, 9, perché tanto Luigi si sveglia. Vediamo un attimo, dai. Devo parlare con Gianfranco, dipende da lui, diciamo. Allora, Maria Montessori, pedagogista italiana, 1870-1950, laureata in medicina. È stata la prima donna ad esercitare la professione medica in Italia. Il lavoro l'ha portata a contatto con i bambini diversamente abili, per i quali ha ideato approcci pedagogici relativi a metodologie didattiche che hanno mostrato risultati positivi. In seguito, il metodo della Montessori è stato esteso a tutti i bambini. L'esperienza più importante è quella della Casa dei Bambini, esce sempre raga, istituita a Roma, quartiere San Lorenzo. Ad oggi le scuole montessoriane sono diffuse in tutto il mondo. L'opera in cui viene presentato il metodo si intitola Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile. La cui prima edizione del 1909 è stata seguita da quattro revisioni, l'ultima delle quali, 1950, riporta La scoperta del bambino, il titolo è La scoperta del bambino. Nell'opera invece La mente del bambino, mente assorbente, del 52, tradotta nell'edizione inglese, la Montessori introduce il concetto di mente assorbente, con cui vuole indicare le caratteristiche e le potenzialità della mente del bambino. Allora, convinzioni pedagogiche della Montessori trovano le proprie radici nel positivismo, secondo cui occorre utilizzare un approccio scientifico, e nel funzionalismo, che prevede di assecondare i bisogni del bambino. Esce spessissimo anche come è definita la mente del bambino da Montessori, assorbente, sì. Nelle convinzioni pedagogiche di Rousseau e Frobel, circa l'atteggiamento che il maestro deve assumere durante lo svolgimento delle attività didattiche. Ok, la Montessori ha elaborato queste prospettive e le ha collocate nel quadro generale dell'attivismo pedagogico con degli aspetti originali ed innovativi. In modo schematico si possono tracciare i seguenti punti salienti. Allora, il bambino deve esprimersi e svilupparsi cognitivamente mediante attività che reputa stimolanti. Per le quali avverte interesse e bisogno. A tal proposito è necessario accompagnare queste attività con materiali appositamente studiati, in un ambiente che funga da stimolo per il bambino e che risulti accogliente. Il discente può scegliere in modo autonomo le attività da svolgere, a partire da un insieme di attività che il maestro propone. Ciascuna di esse è calibrata su una particolare fase di sviluppo. Pertanto l'insegnante deve proporre attività che siano in prossimità del livello di abilità del bambino. Se questi più volte non sceglie alcuna attività, allora occorre riproporne qualcuna, scegliendone tra quelle che il bambino ha già svolto molte altre volte e per le quali non prova più interesse. In tal modo lo si può invogliare a scegliere l'attività non ancora svolta. Le lezioni devono prevedere per il discente un ruolo attivo, cioè devono essere costruite intorno al bambino stesso, puericentrismo in contrapposizione all'adultismo, che così verrà, quindi il bambino verrà così costantemente coinvolto senza subirle passivamente. Il bambino deve svolgere le attività in prima persona, sia singolarmente, sia in collaborazione con gli altri alunni. Quindi le classi non devono essere necessariamente composte dalla stessa età, perché lo scambio di esperienze,
di quelli più grandi ed esperti a quelli più piccoli e meno esperti, favorisce l'apprendimento degli uni e degli altri, quindi classi miste. Come conseguenza della parte attiva svolta dal bambino durante la lezione, il maestro assumerà un ruolo diverso. Il suo compito è quello di osservare e studiare il comportamento dei bambini per definire quali saranno i prossimi traguardi da raggiungere. Cioè, io sabato devo andare al matrimonio di mia zia, non so con quale voce, benissimo. Allora, osservare, benissimo. Allora, le convinzioni pedagogiche della Montessori si concretizzano in un metodo che viene definito metodo Montessori, che nasce inizialmente per ragazzi in difficoltà sociale e cognitiva. In seguito la Montessori estenderà l'applicazione del suo metodo a ragazzi senza aspetti problematici. L'esempio più emblematico è costituito dalla casa dei bambini. Inoltre, il metodo Montessori, inizialmente pensato per la scuola d'infanzia, verrà poi esteso anche alle altre scuole. La scuola d'infanzia deve preparare i bambini alla scuola elementare ponendosi in continuità. Per farlo è necessario agire su quattro specifici rami di coltura. Il disegno, l'aritmetica, la scrittura, la lettura. Il disegno abitua al riconoscimento di forme e colori, all'acquisizione di una certa manualità. L'aritmetica sviluppa abilità relative alla valutazione delle dimensioni, dei rapporti di quantità e della numerosità degli oggetti. La scrittura coinvolge abilità manuali più complesse e fini, abilità visive, seguire contorni, abilità uditiva di ascoltare le parole che vengono dettate e la lettura che aiuta a arricchire il proprio linguaggio mediante l'accesso a documenti scritti di altre persone. Questa qui, si chiama quadriga trionfante. Quadriga o quadriga? Quadriga trionfante. Delle conquiste intellettuali del bambino. Sviluppare le abilità, la pedagogista delinea un modo per ciascuna di esse che, attraverso attività di difficoltà graduale, porterà ad apprendere le tecniche della lettura, della scrittura e del calcolo. Il successo di queste attività si basa sugli stimoli che esse provocano nel bambino, sui materiali scientificamente concepiti, sul comportamento che il maestro assume durante l'attività e sull'ambiente che circonda il bambino. Ok, l'ambiente scolastico. Un aspetto specifico della didattica montessoriana è l'ambiente che viene ricreato a misura del bambino. Nella casa dei bambini, un fanciullo può aprire la porta, può andare al bagno, può accendere la luce, prendere e deporre materiali, quindi può essere autonomo e completamente attivo. In ogni caso, le attività del bambino avvengono in tutta sicurezza, poiché sempre sotto la supervisione degli insegnanti. Mobili e suppellettili a dimensioni di bambino possono essere facilmente spostati e ricollocati dagli insegnanti per creare ambienti versatili e flessibili. Le aule non sono l'unico ambiente in cui svolge l'attività il bambino. Vi sono anche luoghi più ampi e comuni a tutti, dove i bambini delle varie classi possono socializzare, ad esempio spazi dedicati alla lettura, refettorio, cioè sarebbe dove si pranza, e un giardino in cui stare a contatto con la natura. Quest'ultimo per la Montessori costituisce un ambiente altamente formativo. Il mio sogno, quello che ho sempre detto alle mie sorelle, babbazze tutte e due, che sono specializzate TFA. Apriamo un asilo, vabbè, amen. Allora, la comprensione del metodo Montessori passa attraverso la conoscenza dei materiali usati dalla pedagogista nella sua esperienza personale. Si tratta di materiali per i quali ogni aspetto è scientificamente studiato, al fine di motivare il bambino, di incuriosirlo, di invogliarlo.
La realtà esterna fornisce al fanciullo numerosi stimoli che possono mettere in luce i suoi bisogni e lo inducono a svolgere particolari attività. Tuttavia, gli stimoli ricevuti dall'esterno possono essere molteplici e creare confusione che poi il bambino dovrà essere in grado di ordinare e riorganizzare. I materiali usati dalla Montessori, accompagnati da appositi esercizi, aiutano il fanciullo in questa direzione, permettendogli in particolare di isolare di volta in volta un determinato senso o un aspetto cognitivo, accrescendo il suo interesse e concentrando la sua attenzione sull'esercizio svolto. Ad esempio, per isolare il senso tattile al bambino possono essere fornite tavolette di diversi materiali. In alternativa, possono essere ricoperte con fogli di carta ruvida, liscia o vetrata. Il bambino ad occhi chiusi deve notare con il solo tatto le differenze tra le varie tavolette. Per il senso termico si possono dare all'alunno scodelle contenenti acqua con diversa temperatura. Per il senso del colore può essere messo in evidenza con varie tavolette che hanno tutte la stessa forma e lo stesso peso, ma che presentano gradazioni dello stesso colore più o meno intense. Il senso barico può essere accresciuto con tavolette che hanno le stesse dimensioni, ma che sono fatte di tipo di legni diversi, in modo da risultare più o meno pesanti. I materiali vengono usati in modo ben codificato, svolgendo sequenze di operazioni sensoriali che guidino l'alunno all'apprendimento. L'insegnante deve supervisionare l'uso corretto dei materiali. Allora, secondo me comunque sulla Montessori si può, diciamo, riassumere, cioè nel senso, materiali didattici, cioè qui ovviamente c'era molto da leggere, non credo che si possano scrivere tutte queste cose. Io credo che nei libri ormai la Montessori è approfondita anche perché come metodo è quello più in voga anche nella scuola d'infanzia, adesso con i bambini a casa, pensate, capito, ai giochi, no? Quali sono più in voga? I giochi montessoriani, quindi credo che sia approfondito anche per questo, tra virgolette, aspetto, diciamo, cioè. Con questo non voglio dire che la Montessori non sia importante, per l'amor di Dio, però penso che molti approfondimenti siano dati perché anche come lettura di un aspirante che magari è pure genitore sono una cosa in più. Quindi, cioè, penso che adesso è il momento della Montessori, quindi io non mi soffermerei a scrivere tutto, ecco. Non so se mi sono spiegata, spero di non essere fraintesa. Anche riporre in maniera ordinata i materiali sul banco negli scaffali a conclusione dell'attività è un esercizio che aiuta il bambino a creare ordine nella sua esperienza. In tal modo, egli separa oggetti distinti e associa quelli simili per riporli insieme nello stesso cassetto. Pertanto, svolge operazioni di confronto, di distinzione e di congiunzione che aiutano le sue facoltà mentali. Per questo, le suppellettili della scuola dell'infanzia devono essere a misura di bambino. In tal modo egli può creare ordine nell'ambiente in cui svolge le sue attività. Ecco, tutta questa specifica per altri autori, ma non credo che ci saranno le sorelle Agazzi così approfondite, non credo proprio, perché anche le sorelle Agazzi, non credo. Quindi dobbiamo fare un po' di sunto noi. Allora, la nuova figura del maestro. L'organizzazione e le attività dell'asilo montessoriano prevedono la presenza di un maestro. I bambini sono impegnati in prima persona nelle attività che eseguono con un certo grado di autonomia, quindi la maestra raramente svolge una lezione frontale. La Montessori afferma che la maestra, più che insegnare, deve svolgere il ruolo di direttrice. In pratica deve dirigere le attività degli alunni assicurandosi che le svolgano secondo le regole prestabilite. Chi non lo fa è invitato in silenzio a seguire il compagno che svolge l'attività correttamente. La maestra funge quindi da guida e da sostegno all'attività del bambino che viene seguita secondo delle regole codificate. La direttrice conosce bene le caratteristiche dei materiali utilizzati e ha ben presente le modalità di svolgimento dell'attività. La Montessori prevede anche la presenza di una maestra che assuma il ruolo riconducibile a uno scienziato,
ritirandosi ai margini dell'area in cui i bambini operano e osservando le attività da loro svolte. La direttrice garantisce che le condizioni dell'ambiente siano favorevoli. Ok. Secondo la Montessori vi sono delle caratteristiche universali e innate, bio-antropo-evolutive, identificate come tendenze umane. Nel metodo Montessori queste tendenze umane sono viste come comportamento guida in ogni fase di sviluppo e l'educazione dovrebbe facilitarne l'espressione. Tra queste, istinto di conservazione, orientamento nell'ambiente, manipolazione dell'ambiente, esattezza, ripetizione, ordine, esplorazione, comunicazione, lavoro, astrazione e autoperfezionamento sono tendenze umane. Bah, vabbè. È ben noto che un bambino non ha raccolto molte esperienze nel corso della sua breve esistenza, pertanto ogni esperienza nuova può destare in lui una certa curiosità. È facile suscitare in lui interesse e motivazioni, così come è facile che una persona affamata desideri mangiare. È come se la mente del bambino, essendo relativamente a digiuno, avesse fame di esperienza. E quindi fosse naturalmente predisposta a immagazzinare e custodire gelosamente le esperienze. Inoltre, è come se i suoi sensi fossero naturalmente predisposti, più di quelli di un adulto, a recepire informazioni dall'ambiente circostante, proprio perché meno stimolati fino a quel momento. Per tale motivo la mente del bambino tende più di altre ad assorbire anche inconsapevolmente. A tal proposito, la Montessori parla di mente assorbente, che tra le altre cose è dotata sia di capacità selettiva, nel senso che recepisce e trattiene solo le informazioni che ritiene importanti, sia di capacità organizzativa, cioè in grado di organizzare il sapere che recepisce delle esperienze. Tuttavia, queste capacità devono essere favorite e stimolate da una didattica opportuna. La Montessori parla di una realtà che inizialmente è per il bambino come una nebula, come una nebulosa spaziale, ossia è confusa e indistinta. Così come dalla nebulosa si formano gradualmente in modo distinto astri e pianeti, analogamente le esperienze e la mente assorbente aiutano a definire le conoscenze del bambino. L'acquisizione del linguaggio è l'esempio più evidente di mente assorbente. Entro i 3 anni il bambino è capace di acquisire l'uso della lingua senza imparare le regole grammaticali e i costrutti. Il bambino acquisisce la lingua senza delle vere e proprie lezioni, ma ascoltando, ripetendo, assimilando e nuovamente ascoltando. Egli si limita ad assorbire per la forza incredibile che ha, di fissare le proprie esperienze e di richiamarle successivamente in modo corretto. In questo caso particolare, la nebula iniziale del linguaggio prende forma progressivamente nei costrutti e nelle parole che il bambino apprende. Ok, perfetto, sì. La mente assorbente quindi è quindi naturalmente predisposta all'acquisizione del linguaggio. Tentare di acquisire un linguaggio in età adulta è estremamente più difficile, proprio perché le caratteristiche della mente dell'essere umano sono cambiate. Il periodo della mente assorbente viene individuato da 0 a 3 anni. Il periodo successivo, da 3 a 6, è caratterizzato da uno sviluppo cosciente. Le caratteristiche della mente assorbente continuano in parte a persistere, ma ad essa si affianca la mente cosciente. Quindi abbiamo una fase in cui il bambino inizia a sentire l'esigenza di organizzare e ordinare i contenuti che ha acquisito. Infatti, in questo periodo i materiali e le attività organizzate dalla Montessori aiutano il bambino nel compito di riordino, ok, delle sensazioni che provengono dall'esterno. Ok. Allo stesso modo, l'ordine ricreato nell'ambiente della classe con i materiali disposti negli scaffali aiuta a favorire l'ordine e la organizzazione mentale del fanciullo. Allora, sono le 11:20. Io direi di iniziare a schematizzare. Ci resta da fare il pensiero cosmico. Ah, solo il pensiero cosmico. Vabbè, a questo punto lo finiamo, dai.
Allora, quella del pensiero cosmico è una delle teorie che pervade l'intera opera di Maria Montessori. Ne inizia a parlare nel periodo in cui vive in India, per tutta la fase finale della sua vita. Nelle opere come Educazione per un mondo nuovo, oppure Come educare il potenziale umano, nonostante possa sembrarci di vivere nel disordine e nel caos, nella realtà il nostro universo tende sempre all'armonia e all'equilibrio. Come scrive in Come educare il potenziale umano, l'uomo, come tutti i viventi, persegue due scopi, uno cosciente e uno inconsapevole. Ha conoscenza dei suoi bisogni intellettuali e fisici e di ciò che gli chiede società e civiltà, ma deve ancora prendere coscienza delle responsabilità più grandi che ha nell'adempimento di un compito cosmico, di dover lavorare con gli altri per il suo ambiente, per l'intero universo. Per Montessori l'esistenza di un piano cosmico implica che ogni essere vivente ha un compito a cui deve adempiere nella propria vita e che costituisce quindi la ragione di esistere. Per questa ragione, ogni essere vivente poggia la propria esistenza su movimenti intenzionali che hanno uno scopo non soltanto in se stessi, ma anche in relazione alla funzione che svolgono nel cosmo, cioè nell'ordine dell'universo. Un ordine in cui anche le cose trovano un posto e sono in relazione l'una con l'altra. Di fronte all'esistenza di questo piano che unisce tutto ciò che esiste in un unico destino, Montessori avvisa la necessità di educare l'uomo e il suo potenziale affinché si possa costruire un mondo nuovo, nella piena consapevolezza che le sue azioni non possono prescindere da ciò che lo circonda, perché tutto rientra in quell'unico destino che è anche il suo. In quest'ottica, nel testo Come educare il potenziale umano, illustra agli educatori e agli insegnanti come condurre i bambini, a partire dai 6 anni, alla scoperta della storia della Terra, dell'universo e della storia dell'umanità. Quindi a partire dai 6 anni, aspettate, l'umanità, in modo che tenga sempre conto di un fatto fondamentale, cioè che, come viene scritto in Educazione per un mondo nuovo, l'educazione è un processo naturale che si svolge spontaneamente nell'individuo e si acquisisce non soltanto, no, non ascoltando le parole degli altri, ma mediante l'esperienza diretta del mondo circostante. Il compito del maestro sarà dunque di preparare una serie di spunti ed incentivi all'attività culturale, distribuiti in un ambiente espressamente preparato per poi astenersi da ogni intervento diretto e invadente. Ops, scusate, ho battuto la camera, perdono. Ciò significa che, come nel periodo dell'infanzia, compito dell'educatore era favorire l'assimilazione dell'ambiente, dai 6 anni il suo ruolo deve essere quello di favorire in ogni modo possibile l'assimilazione della cultura verso la quale il bambino è naturalmente predisposto. È questo per Montessori il momento in cui un bambino nutre un grande interesse per il mondo, in cui la sua mente è come un terreno fertile, pronto a ricevere i semi che poi germoglieranno in forma di cultura man mano che la sua volontà si preciserà. Ok, aspettate che chiudo. Allora, dai, pensavo peggio. È arrivato il momento di chiudere Instagram, mi avvisa. Allora, non sia mai, perdiamo la diretta.
Allora, Maria Montessori, andiamo. Però mi sono messa un po' storta oggi. Sta troppo lontano. Allora, Maria Montessori, facciamo. Allora, vediamo se queste opere le nominiamo anche dopo, così evitiamo. Metodo della pedagogia scientifica. Educazione per un mondo nuovo. No, mi sa che devo proprio chiudere. Come educare il potenziale umano. Sto vedendo se per caso le riprendiamo. Allora, educazione per un mondo nuovo e come educare sono ripresi dopo. Ok, allora. Aspettate un attimo perché chiudo, ragazzi, c'è troppa confusione fuori, mamma mia, dà fastidio. Allora, opere. Metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile. Allora, parliamo di queste due, poi dopo riprendiamo la mente assorbente perché tanto ne riparla. Allora. Metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile. E poi la scoperta del bambino. Allora, 1909. No, ho chiuso il balcone. No, la scoperta del bambino. Ah, no, aspettate, attenzione, non ho letto. Questo diventa. Nel 1952 diventa la scoperta del bambino. Ok, allora. Allora, a chi si ispira la Montessori? Positivismo, funzionalismo, a Rousseau e Froebel. Positivismo, approccio scientifico. Funzionalismo, assecondare i bisogni del bambino.
Adesso inizio a scrivere male perché sono scocciata, cioè mi sono stancata. Rousseau e Frobel. Atteggiamento del maestro. Credo alle 12:30. Credo alle 12:30. Allora, quindi si ispira a questi e elabora praticamente. Ok, si ispira a si rifà. All'attivismo pedagogico. Quindi. Allora, attività stimolanti. Sì, lo sto scrivendo adesso, Jessica. Grazie. Attività stimolanti. Scelta tra alcune su misura. E calibrate allo sviluppo. Cioè, raga, io qua vado molto per riassunti perché boh, forse perché io già l'ho fatta, cioè non lo so, cioè vedete, giusto per darvi un'idea. Questo è il quaderno del TFA, cioè anche per il TFA. La Montessori è quella a cui è stata de ho dedicato praticamente una pagina intera rispetto alle altre. Quindi, boh, non lo so, io vado molto più. Cioè, mi sembrano già scontate queste cose. Poi, se voi volete scrivere qualcosa in più, fate pure perché mi rendo conto che magari io, a furia di sentirle e risentirle, mi sembrano sempre le stesse, ecco. Quindi calibrate lo sviluppo. Lezioni puerocentriche. Poi, maestro. Come osservatore barra direttore. Poi, attività Casa dei bambini, aspettate che forse abbiamo una data. Qualcuno mi trova la data della casa dei bambini, per favore.
Scuola di infanzia. Quattro rami. Rami di coltura. Disegno. Aritmetica 1904-1906. Se qualcuno ha la possibilità di cercarlo, non l'ho chiesto per capriccio, perché esce nei quiz. 1907. L'accendiamo? Ok. Grazie. Quindi. Ok, grazie. Allora. Allora, il disegno per manualità è riconoscimento forme. E colori. Aritmetica per valutazione rapporti di quantità. La scrittura, abilità manuali visive e uditive. La lettura, per arricchire il proprio linguaggio. Ok, questa si chiama quadriga trionfante. Delle conquiste intellettuali del bambino. Ok. Allora, facciamo così. Io voglio scrivere una cosa sul lato. Allora, questo aspetti pedagogici. Metodo Montessori, ambiente scolastico e materiali didattici. Ok. Ok.
Ambiente e materiali, ok. A misura del bambino. Aule e spazi comuni. Giardino, refettorio, sala lettura. Materiali didattici. Studiati per stimolare, per isolare i sensi. Studiati scienze. Scientificamente per stimolare i sensi. Barra isolare i sensi. Vabbè, qua lo aggiungo solo alla fine. Scienziato. Che dirige. Secondo le regole. Raga, a pranzo, perché a pranzo la trovate tirata. A pranzo la trovate caricata perché ci mette un po' di tempo a caricarla perché è molto lunga. Da ora di pranzo la dovreste trovare. Scienziato che osserva. Osserva. Dal margine e valuta i risultati. Ok, manca solo lo sviluppo del bambino e il pensiero cosmico. Ah no, aspettate, ho sbagliato. Cioè sto facendo così, perdonatemi. Ogni tanto mi confondo.
Allora, sviluppo del bambino, caratteristiche universali. Aspettate, che sennò quando giro la pagina. Caratteristiche universali innate. Classificate come tendenze umane. Scusate, ogni tanto me ne vado fuori campo. Tendenze umane. Comportamento guida e sono istinto di conservazione, orientamento. Manipolazione. Astrazione, autoperfezionamento. Lavoro, bah. Non sono molto d'accordo. Esattezza, ripetizione, no, non sono molto d'accordo. Ok, tendenze umane. Ok, mente assorbente. La mente del bambino è a digiuno. Scusate ragazze, non parlo, però mi concentro a capire come devo scrivere quello che devo scrivere. Quindi la mente del bambino è a digiuno. La mente del bambino ha fame d'esperienza. Ok, predisposta. Ad apprendere.
Allora, mente assorbente, però dobbiamo fare 0-3 anni. Allora, la mente assorbente ha anche queste caratteristiche. Ok, mente assorbente, capacità selettiva. Anche la capacità. Ok, capacità selettiva e organizzativa. Trattiene solo l'importante. Organizzativa dei saperi, che recepisce. Ovviamente, se favorite e stimolate da opportuna didattica. Ok. Allora, allora, esempio, nebula, confusa, indistinta, astri e pianeti distinti. Quindi realtà iniziale
conoscenze ordinate. Tramite chi? Esperienze e mente assorbente. Ok, invece mente assorbente 0-3 anni. Mente cosciente 3-6. Allora, quindi io farei così, Rona, giusto per darmi un colore di riferimento. Allora, tendenze umane, mente assorbente e mente cosciente. Ok. Mente cosciente organizza i contenuti e ordina i contenuti acquisiti. Organizza, ordina i contenuti acquisiti. Ok, allora, l'ultima cosa che ci manca da fare è il pensiero cosmico. Ok, quindi mai fatta una cosa del genere, e infatti non è che mi vedo molto bene. Vabbè, una cosa mia. Ho bisogno di fare... Scusate. Non è bellissima da vedere, ma... Ok. Allora, adesso l'ultima cosa è il pensiero cosmico. Allora, finiamo. Se no sta diretta dura veramente tantissimo, questa da caricare sarà lunghissima, non credo manco che la vedrete per pranzo, perché più dura più è difficile da trasferire. Speriamo solo che va tutto bene. Allora, pensiero cosmico. Allora, facciamo opere. Così mettiamo pure il riferimento. Educazione per un mondo nuovo. Come educare il potenziale umano. Allora, facciamo nelle opere, ok, emerge il pensiero che... Devo cambiare colore. Che l'uomo ha due scopi, cosciente e inconsapevole.
sai, bisogni intellettuali e fisici chiesti dalla società inconsapevole invece non sa quali responsabilità più grandi ha nel compiere il suo dovere. Non conosce le responsabilità legate al compimento del suo dovere verso l'universo. Quindi praticamente, ok. Perché il piano cosmico, il concetto di piano cosmico è proprio legato a come c'è un piano che unisce tutto ciò che esiste in un unico destino. Tutto ciò che esiste è legato in un unico destino. L'uomo va educato a costruire un mondo nuovo. Educazione processo spontaneo avviene con l'esperienza diretta del mondo. Quindi nell'infanzia l'educatore deve favorire l'assimilazione dell'ambiente. Assimilazione ambiente. Da 6 anni l'educatore deve favorire l'assimilazione della cultura e cultura verso la quale il bambino è naturalmente predisposto. Verso cui il bambino è predisposto, dato lo sviluppo della coscienza che ora è rivolta verso l'esterno, visto che
una coscienza. Ora rivolta verso l'esterno. Ok, allora, raga, abbiamo terminato. Allora, Ilaria, adesso ti faccio rivedere le pagine, ma ti dico pure, ti sono molto sincera. È una cosa che faccio perché ti vedo essere in diretta, quindi capisco che resti indietro. Però è una cosa che non farei diversamente, perché altrimenti è un fatevi gli screen e arrivederci. Il motivo per cui non pubblico nemmeno più gli screen nelle storie, come ho fatto invece durante il TFA. Invece così collaboriamo e studiamo insieme, però. Sì, è vero, è difficile la cosa del pensiero cosmico, è vero, sì. Allora, noi stiamo qua, abbiamo cominciato da dei clori. Poi abbiamo cominciato, ok, questo è ancora dei clori. Poi Don Bosco e Don Milani. E poi abbiamo cominciato con la Montessori, quindi abbiamo visto aspetti pedagogici, metodo, ambiente e materiali, il ruolo del maestro, lo sviluppo e poi il piano cosmico. Ok, allora, raga, abbiamo terminato. Io penso che, mamma mia, il telefono è in fiamme. Seguitemi nelle storie perché vi dico settimana prossima come ci avremo messo e vediamo anche la questione del sabato. Non mi dilungo oltre perché questa diretta sarà lunghissima, quindi vi saluto e ve la caricherò non appena riesco a convertirla. Buona giornata, ciao ciao, e grazie per essere stati con me, non è mai scontato. Ciao.